È iscritto a parlare il consigliere Calabrese. Grazie Presidente. Allora, siccome oggi si sono dette un sacco di parole, io qui già quanto il PD propone in quest'Aula nella giornata di oggi, tra le proposte del PD c'è una considerazione, dice il potenziamento della ferrovia Roma-Lido. Questo loro citano in riferimento alla 132 e quindi assicurare un livello di servizio della stazione di Tordivalle di almeno 8 treni l'ora. Potenziamento della ferrovia Roma-Lido per 8 treni l'ora. Vi dico subito che attualmente i treni sono 9 l'ora. Vabbè. Il prolungamento della linea metropolitana B fino a Tordivalle. Assicurare un livello di servizio nella stazione di Tordivalle di almeno ancora 8 treni l'ora. Peccato che dicono che non abbiamo letto la 132, eccola qua. Oh, c'è scritto 8 treni l'ora, non è che è italiano. Allora, 8 treni l'ora. 8 treni l'ora. Nella 132, a pagina 17, nel deliberato, c'era scritto che si riconosceva un interesse pubblico per 195,25 milioni, di cui relativamente a prolungamento della linea B ne erano stanziati 50 milioni, che guarda caso corrispondono alla costruzione dei famosi 3 chilometri dalla fermata Euromaiana fino a Tordivalle. Poi, per carità, si fa riferimento che comunque la Roma-Lido deve essere adeguata, ma il carico che doveva sopportare in milioni il proponente erano 50 milioni rispetto, 50,45, scusate, rispetto al diramazione della linea B. La linea B è quella che va da Re Bibbia attualmente fino a Eur Laurentina, dove già c'è uno sfioccamento alla linea B1 fino a Ionio. Ora, nell'allegato si fa presente che sempre c'è un allegato del Dipartimento Mobilità. Si fa presente che sempre in riferimento alla diramazione si cita che la linea B va in interferenza con la funzionalità della Roma-Lido e consigliano la trasformazione della linea metropolitana Roma-Lido in, appunto, scusate, linea metropolitana. Quindi comunque c'è un riferimento anche qui e viene dal Dipartimento. Al tempo il Dipartimento era... Il capo dipartimento era l'ingegner Fatello, lo stesso ingegnere che il 31 luglio del 2014 esprime questo parere, che mi ha gentilmente girato l'ex assessore Caudo, in cui c'è scritto: viene ipotizzata un'offerta di trasporto pubblico che sia in grado di rispondere a una domanda aggiuntiva di 15.500 utenti, pari al 25% del totale. Questo era il riferimento al progetto che il proponente aveva presentato a suo tempo. Escludendo l'ipotesi di realizzazione di una diramazione a sud della linea B, ripeto, escludendo l'ipotesi della realizzazione di una diramazione a sud della linea B, sia per motivi connessi alla gestione della linea medesima, sia per un notevole apporto di risorse per la realizzazione dell'intervento, tale incremento dovrà essere assorbito da un potenziamento dell'attuale offerta di trasporto della Roma-Lido, insufficiente nella situazione attuale sia per la configurazione dell'infrastruttura, sia per la disponibilità di materiale rotabile, necessitando di un ampliamento, seppur modesto, dell'attuale deposito di Maiana.
Per far fronte a tale nuova domanda di trasporto ne consegue una frequenza di almeno 12 treni l'ora. Parliamo sempre, ripeto, della Roma-Lido. La fattibilità di tale ipotesi deve necessariamente essere approfondita tenuto conto che tale verifica coinvolge la Regione Lazio, proprietaria della ferrovia concessa in questione. L'area della stazione di Tor di Valle è interessata da un nodo di scambio pubblico-pubblico e privato-pubblico alla cui ottimizzazione e funzionalità l'intervento connesso allo stadio deve contribuire. Ora, questo, ripeto, a luglio del 2014, 5 mesi prima che veniva votata la 132, e dicevano che la diramazione non si poteva fare. Non si capisce perché invece ce l'abbiano messa, 50 milioni, ricordiamo che più o meno cubano 250 mila metri cubi in più. Consigliere, la invito a concludere. Sì, la ringrazio. I pareri del Dipartimento non si fermano qui perché proseguono, sempre a firma dell'ingegner Fatello, a giugno del 2015, dicono in sintesi l'ipotesi della diramazione, tempi lunghi di realizzazione delle opere infrastrutturali, costi elevati, ma soprattutto non consentirebbe l'effettuazione del servizio metropolitano necessario per garantire lo spostamento da e per lo stadio dei flussi di utenti previsti dalla delibera. Mi avvio quasi a concludere. Per quanto riguarda il trasporto su ferro, scarica sulla città di Roma e sulla fiscalità generale costi molto superiori al contributo economico dei proponenti. Per quanto attiene la regolarità del servizio, crea problemi sulla metro BB1 tale da coinvolgere 230 o 300.000 utenti trasportati al giorno. In relazione all'offerta di servizio di trasporto, produce una sostanziale riduzione per la cittadinanza che fruisce della metro BB1. Non è efficace per il servizio finalizzato sia allo stadio che alle attività previste nell'area di Tor di Valle. Questo, ragazzi, questo era, c'eravate voi, giugno del 2015. Poi non leggo gli altri pareri che sono intercorsi fino a febbraio di quest'anno, che comunque dicono che la diramazione non era possibile e che quei soldi invece era meglio metterli sulla Roma Lido. Ora, io capisco che in altre considerazioni c'è scritto per fare questa diramazione aiuta gli abitanti di Decima e Torrino, ma oltre Decima e Torrino ci sono anche altri abitanti, c'è tutta Ostia, Vitinia, cioè io capisco che per il PD quando ha governato l'ultima consiliatura quel territorio non era interessante, tant'è che è finito sotto l'inchiesta di Mafia Capitale, però anche quei cittadini hanno... rappresentano per l'amministrazione un interesse pubblico. Per quanto riguarda invece la questione delle palazzine, si è già detto, la sindaca lo ha annunciato, il taglio del 60% della cubatura. Ora, la vecchia cubatura, se vogliamo parlare 30 secondi, deve concludere. Di cubature, di palazzine, corrispondeva più o meno a 42 palazzine. Se ne sono state tagliate 24, ne rimangono 18, com'è possibile che ne abbiamo aggiunte altre 18, come alcuni dicono, primo? Secondo, io ho ascoltato l'ex sindaco che ha detto addirittura che la sindaca Raggi ha tagliato il parco. Quanto di più falso possibile? Tutte queste cose significano prendere in giro la cittadinanza. La realtà è questa, ragazzi, è stata presa in giro la cittadinanza. E noi questo non lo vogliamo fare, assolutamente. Per noi la città, i cittadini rappresentano il primo interesse pubblico ed è quello che stiamo facendo con il lavoro che stiamo portando avanti per portare a casa il miglior risultato. Grazie. A lei è iscritto a parlare il consigliere.